Ben ritrovati amici a questo blog, che in realtà è un videoblog di Cavallomania, ma parte prima, parte con la prima produzione che è nata nel 1999, Western Time TV. In realtà doveva parlare solo di Western, poi in realtà in effetti si parlava un po' di tutto, andando in giro per l'Italia non c'era solo il mondo Western, ma parlando del settore Western, questo blog è dedicato a un'associazione, tanti amici di un'associazione e a due cari amici in particolare, Dario Bezzi, presidente della National Barrels Association, e Daniele Rusconi, vicepresidente. Allora, qui si apre una parentesi prima di vedere questo servizio. Seguimmo nel 99 il primo campionato d'esordio della National Barrels Association, che poi seguimmo anche per l'anno successivo. Che dire, un'associazione straordinaria per quegli anni. Idee imprenditoriali eccellenti, Dario Bezzi e Daniele Rusconi, persone straordinarie, e abbiamo vissuto un'esperienza meravigliosa, abbiamo girato l'Italia con loro, con questi pazzi scatenati rider del barrel racing e il pole bending, e abbiamo realizzato tanti servizi, ma sempre a travagliato li abbiamo conosciuti. Questo è quello che è successo in quell'appuntamento, guardiamolo insieme. Allora, abbiamo rapito un ospite, cari amici di Western Time TV, un ospite che vediamo sempre molto volentieri, da qualche anno non è presente su Western Time TV, ma l'abbiamo visto ad Asburg. Quanti anni fa, Dario? Nel 96. Nel 96, in occasione del mio secondo posto agli europei in Germania, sì. Allora, Dario, lui è Dario Bezzi, che oltre a essere un grandissimo campione di barrel e di pole, oggi è presidente, in veste di presidente? Sì, presidente della National Barrel Horse Association italiana, che è la filiale della National Barrel americana, sì. Organizzazione impeccabile, abbiamo visto veramente un'organizzazione molto, molto precisa, molto puntuale. Tantissimi sono i concorrenti che oggi parteciperanno a questa puntata, che mi sembra la prima di quest'anno. È la prima gara di campionato del 1999, ci sono 76 entrate. Per il barrel e per il pole bending, sì. Allora, cari amici, noi tra pochi minuti, adesso vedete l'arena vuota perché stanno gli organizzatori sono usciti per farci fare questa intervista, tra poco gli spazi si riempiranno e ci sarà il calore che dà questo bellissimo sport che è il barrel racing e il pole bending. Noi ci vedremo comunque dopo perché parleremo della tua associazione, certo, abbiamo certo, altri eventi, volentieri. Giusto, che ci sì, sono? Sì, ci sono. La prossima gara è a Reggio Emilia il 15 e 16 di maggio, quindi a Modena da Manfredini in giugno, a luglio saremo a Cavalese, a settembre alla Fiera Millenaria di Gonzaga, a novembre a Verona e in contemporanea a novembre i migliori dei nostri cavalieri vincitori del campionato italiano andranno in America a fare il campionato del mondo. E il primo parteciperà gratuitamente, il primo di ogni divisione, per cui mandiamo in America 15 cavalieri, di cui i primi tre
gratuitamente a spese dell'associazione affari mondiali in America. E poi so che il montepremi è anche alto. Sì, i montepremi sono molto alti. Sì, oggi c'è un rimborso spese di 18 milioni offerto da alcuni dei nostri sponsor. Poi mi hai detto che regalerete al pubblico? Sì, abbiamo dei gadget per il pubblico, sempre offerti ai nostri sponsor. Gadget che sono molto, molto sì, cose simpatiche. Eh? Sì, sì. Bene, sul primo paletto. Una piccola indecisione, potrebbe costare cara. Ci sembra molto veloce in questa seconda tornata, ha recuperato qualcosa, esce, guardiamo il cronometro. 21.895. Non ce l'ha fatta e si piazza al terzo posto della prima divisione. Daniele, questa è l'arena che fra pochi minuti si riempirà di gente. Allora amici, abbiamo parlato con Dario Bezzi, presidente, non potevamo non conoscere il vicepresidente, Daniele Rusconi. Eccomi qua. Come va? Bene. Scelta di vicepresidente? Scelta di vicepresidente perché innanzitutto appunto reputo Dario Bezzi una persona molto più indicata di me per fare il presidente, essendo lui da più tempo nel mondo del bar, diciamo, e sicuramente con più esperienza anche particolarmente su questa formula, perché lui è già stato presidente della vecchia IBP che adottava questa formula americana con grande successo, per cui ben felice di lasciare lui la poltrona da presidente, che veramente se la merita, e anche chiaramente appunto come detto oltre all'esperienza ma anche il tempo un pochettino più di dedicarsi di me a queste cose. Comunque camminiamo sull'arena che fra un buon poco team. Senti, associazione giovane, però vedo che l'organizzazione è impeccabile, complimenti. Sì, li ho già fatti anche a Dario. Questa è la prima giornata, l'abbiamo già detto con Dario, e so che però tu sei concorrente anche. Anche, sono anche concorrente perché chiaramente questa tutto nasce da una grande passione. Wow, la passione del cavallo inizialmente, un po' in tutte le sue forme, non soltanto nel barrel. Io spazio un pochettino dal quarto di miglio ai trekking a cavallo, alle gare di endurance. Bello, che bello. Per cui diciamo ogni forma. Ogni espressione dell'andare a cavallo. Oh, penso tu che devi andare forte, perché mentre facciamo l'intervista poi monteremo la gara. Sì, allora, o mi fai una caduta sotto la telecamera o vinci. Senti, dovete sapere che questo nostro amico ha anche splendidi soggetti, ottimi cavalli, ma veramente belli, che li tiene vicino a Como perché è un allevatore, ha un suo ranch. Un allevatore per hobby, diciamo. Per hobby, ma dovete vedere che cavallo. Un piccolo ranch che si chiama The Princess Ranch. Nei pressi di Como. Di Como, a Cantù. Hai un trainer molto. Un trainer americano che reputo veramente molto bravo, Paul Humphrey, col quale ho già 2 anni di fila che si vincono i futuri, cioè delle gare molto importanti. Non ha potuto essere qui oggi perché arriverà dagli Stati Uniti soltanto, certo, tra una settimana, e lo vedremo alla prossima. Guarda che hai promesso a casa che ci fai conoscere il tuo trainer. Sicuramente, perché penso valga la pena vederlo così lavorare. E poi è veramente un gran professionista. Ci darà dei consigli. Ma naturalmente certamente. Su tutto. Io ti lascio al tuo lavoro perché so che ci hanno liberato tutto per iniziare la gara. Faccio gli auguri a te e naturalmente a nome di Western Tank TV e alla tua associazione. Grazie. We'll be right back.
Ok, avete visto, amici, eravamo tutti un po' più giovani, io avevo i capelli lunghi, adesso non ci sono più. Si viveva un momento molto particolare. Spero che questo blog vi sia piaciuto. Questi sono, diciamo, le pillole del come eravamo, di come eravamo e di quello che abbiamo fatto in quegli anni. Allora, mentre vi do un saluto al prossimo blog e vado a cercare su Western Time TV altre pillole belle e interessanti, vi ricordo che potete scrivermi se volete rivedere dei filmati particolari o insomma se volete vedere qualche filmato di quel periodo. Il mio indirizzo email è gianni.tumbarello@libero.it e il nostro appuntamento per oggi è terminato. Ci vediamo domani. Ciao. Winter, spring, summer, autumn.